76.000 spettatori a Le Mans per assistere adesso alla gara della MotoGP, giro di ricognizione molto importante per verificare lo stato della pista. Era prevista acqua per le 14, vedete nuvole di marmo sopra il circuito di Le Mans con degli sprazzi di azzurro, il che significa situazione molto incerta. Tutti i piloti montano gomme da asciutto. Paolo Beltramo poco fa ci diceva che Loris Capirossi si è un po' incaricato di raccogliere i pareri di tutti, e nel caso in cui verificassero che la pista adesso, percorrendo un giro di ricognizione in un tratto non ancora visitato, dovesse risultare bagnata, potrebbero rientrare tutti nella corsia box per cambiare le gomme. A quel punto, secondo me, se fossero unanimi, dovrebbero ridare una partenza facendo sì che questa sia una gara bagnata. Sistema i gioielli di casa, Valentino Rossi come da tradizione, mentre lo schieramento prevede Daniel Pedrosa in pole position davanti a Signia Nakano e John Hopkins. La seconda fila aperta da un'altra Kawasaki, quella di Randide Pugnet, accanto a lui Marco Melandri e la Ducati di Loris Capirossi. Terza fila con Valentino Rossi, Sete Gibernau e Colin Edwards. Qualcuno sta rientrando in box, però così da lontano, eccolo. No, non era lui. No, questo è Pedrosa che va a prendere posto sullo schieramento. È rientrato soltanto Kenny Roberts Jr. con la sua KR, che dice cambiare. La sua valutazione è che quella moto lì non va bene e ci vuole quell'altra. Potrebbe essere, capisco che nella posizione debole di Kenny Roberts, l'idea di partire magari con un vantaggio di gomme sperando in un diluvio universale possa essere un vantaggio. Tutto è pronto per la partenza, anche se sembra che ci sia il sole. Dopo il semaforo scatenate l'inferno. Partito bene Hopkins all'interno, parte bene Pedrosa, la Kawasaki di De Pugnetta. Benissimo Melandri. Rossi sulla destra del teleschermo, attenzione, una grande partenza di Melandri con Capirossi, potrebbe andare a girare per primo. Melandri è primo all'ingresso, attenzione qui alla S che si scatena il putiferio, attenzione Rossi, rischio, no! Bam! Una Kawasaki per terra. Una Kawasaki ha preso Edwards ed è per terra, è Randide Pugnet, Melandri, sì. Hopkins, Rossi ha rischiato d'un brutto. E forse direi che li ha centrati lui, vediamo qua, Melandri, Hopkins, Pedrosa, Capirossi, Nakano, Rossi in sesta posizione, poi c'è probabilmente Tony Elias, per quel che mi sembra di vedere, quindi Nicky Hayden, esatto, che esistono alle prese con Vermeulen. L'inquadratura resta qua davanti, siamo nel primo dei 28 giri previsti. Forse era Edwards, perché è ultimo adesso. No, è rimasto coinvolto, no, guarda, Edwards è andato dritto anche lui nello stesso incidente in cui è andato fuori De Pugnet. Ma in realtà quello che ha avuto il contatto era Valentino Rossi, mentre in testa alla corsa adesso si è portata la Suzuki di Hopkins, seguito da Marco Melandri, da Daniel Pedrosa, da Loris Capirossi e scatenato da Segna Nakano. Una belva, occhio all'attacco di Rossi, imminente l'attacco di Rossi su Signia Nakano, e poi dietro Tony Elias, attenzione lì la moto di Valentino sul cordolo, si imbizzarrisce, passano sul traguardo con Hopkins davanti a Melandri, Pedrosa, Capirossi, Nakano e Rossi. Circuito, attenzione al tentativo di attacco di Nakano su Capirossi, che deve tener duro. Pedrosa già in terza posizione, ha la possibilità di provare a fare un attacco, sì, in effetti è Valentino Rossi che anche lui ha avuto è rimasto problema. Preso lui dentro ha con Hopkins, la moto, sì, sì, non l'ha fatto, allora là era largo, ha dovuto allargare praticamente sul cordolo e poi si è ritrovato la ruota di questa moto, che presumo sia quella di Pedrosa. Rivediamo dall'alto, Rossi è sulla sinistra del teleschermo, entra stretto e sì, Pedrosa gli ha praticamente chiuso la porta sull'anteriore. Davanti, Valentino ha dovuto pinzare un attimo, gli si è rialzata la moto e ha spinto fuori gli altri due incolpevoli, assolutamente incolpevoli. Questa è la situazione, mentre Rossi ha scavalcato Nakano. Dimmi. No, dicevo, se c'è una responsabilità è di Valentino Rossi, perché è arrivato un po' troppo lungo su quella che era la prima curva. Pedrosa è incolpevole, ha chiuso, ma era davanti, poteva fare la traiettoria che voleva, e Valentino si è trovato in una situazione un po' difficile, ma per recuperare posizioni così in fretta bisognava partire con un po' di cattiveria. Alberto Porta, che se ne sta andando. Alberto Porta ci chiede la linea dai box. Sì, se mi sentite
vai, urla. Si è fermato di nuovo ai box. Era rientrato alla fine del giro di ricognizione per prendere la moto con le gomme da bagnato, adesso si è fatto mettere quelle da asciutto e la stanno riavviando. Veramente non si capisce come abbia potuto fare un errore di valutazione simile. Rossi, intanto Rossi passa Capirossi. Rossi ha passato. Vai. Stoner e Aiden hanno passato Tony e Elias. Si trovano adesso settimi e ottavi. Però è qui davanti, una bella bagarre. Vediamo Hopkins, vediamo Hopkins là con il suo vantaggio davanti a Melandri. Mamma mia che gruppo che stanno facendo dietro con Rossi all'interno. Adesso c'è Pedrosa, Rossi davanti a Capirossi. Eccolo qua Pedrosa, poi dietro di lui Valentino Rossi, quindi Loris Capirossi. E davanti Hopkins con la Suzuki che prova ad allungare. Qui è Melandri che prende un po' di margine con la Honda. Va a fare una staccatona da paura. Rossi che infila a Pedrosa, e si porta in terza posizione. Hopkins, Melandri, Rossi, Pedrosa, attenzione Melandri, l'attacco di Rossi, mamma mia che fune. Pedrosa, dove è andato a girare? Ne approfitta Capirossi, no, riesce a conservare la posizione Valentino Rossi, la seconda posizione. Questo, È quest'oggi Rossi è una belva. Sembra il Rossi dei tempi migliori, ha già preso un po' di margine anche su Marco Melandri, in sole due curve. Giro più veloce, fra l'altro 1.35.8, ha fatto il giro più veloce dovendo superare due piloti in un giro solo. Straordinario, straordinario Hopkins, straordinario Rossi in questa rimonta nella quale, devo dire, ha una macchia alla prima staccata, una staccata ultra aggressiva dove un contatto con la ruota posteriore di Pedrosa l'ha costretto a rialzare la moto e due piloti, vale a dire Edwards e Depugnier, sono finiti nella ghiaia. Pedrosa su Melandri adesso di nuovo va largo Pedrosa e Melandri tiene. Melandri prova a tenere, vediamo nella curva verso destra chi è davanti, di traverso a spazzolare la pista e poi va largo e Pedrosa per cercare di resistere, lo passa anche Capirossi. Facciamo lo stop and go adesso, dai, adesso. È una furia in Belvita Rossi, una iena. Adesso ha infilato Hopkins, stanno girando con un passo imbarazzante, ma lui soprattutto 1.35.1 praticamente era il miglior tempo che riusciva a fare in qualifica e che pochi piloti riuscivano a fare in qualifica. 1.35.6 per John Hopkins, che è nello stesso punto dove Melandri si era ingarellato poco fa con Pedrosa, ha dovuto cedere il passo a Valentino Rossi che sta veramente danzando nelle curve di Le Mans. Adesso Melandri invece dietro si è riportato sulla ruota di Capirossi che è in quarta posizione. Suzuki con difficoltà a mantenere la seconda posizione, ma vediamo come si sviluppa la corsa. Intanto la direzione corsa ha segnalato un jump start che sarà evidentemente da sanzionare con un passaggio nei box per Shinya Nakano con la Kawasaki, quindi fuori Depugnier e la Kawasaki con questa spada di Damocle sopra la testa. Adesso tiene Hopkins, nuovo giro di Rossi, 1.35.0, 87 contro il 36.1, addirittura un secondo e uno più veloce, anche se Hopkins adesso ha veramente ricucito le distanze, si è riportato sulla ruota di Valentino, mentre dietro poco più staccato c'è Daniel Pedrosa, seguito da Capirossi, da Melandri, ancora da Nakano, Stoner settimo, Aiden leader del mondiale ottavo, Tamada nono, Vermeulen decimo, Elias undici, Gibernau 12, 13 Cecca, 14 Edwards che ha dovuto rientrare dopo quel contatto, 15esimo Ellison, 16 Hoffman, 17 Cardoso. 1.35.3 Rossi, 1.35.2 per la Suzuki di John Hopkins. Poi Pedrosa 1.35.1. Si fa sotto infatti, si vede che si fa sotto Pedrosa.
Fra l'altro solo soprattutto nell'ultima parte del circuito, nel quarto intertempo, aveva un secondo di distacco alla terza fotocellula e invece che sono stati ridotti a 7 decimi sul traguardo. Quindi in quella parte del circuito Pedrosa è velocissimo e adesso lo vedete, ha recuperato tanto, è quasi vicinissimo alla scia di Hopkins. Vogliamo presi praticamente. Vediamo qua, rivediamo qua cosa succede. Melandri con Capirossi, Melandri con Capirossi, Melandri su Capirossi nel replay e Melandri infatti è davanti ed è in quarta posizione in questo momento Marco Melandri. Vi ricordo che per quello che riguarda la Ducati rossa numero 65 di Capirossi c'è quella grande incognita sulla resistenza delle gomme, mentre azzarda nelle staccate Daniel Pedrosa con quell'atteggiamento del piede in fuori. Io vorrei chiudere rapidamente con Reggiani il discorso sul primo ingresso in curva, quello in cui c'è stata quella, come dire, quella bagarre, quel mucchio nel quale hanno fatto le spese De Pugnet e Colin Edwards, con un Valentino Rossi che è entrato con foga, difficilmente forse poteva immaginare in quel groviglio che Pedrosa forse fosse lì. Non è che lo voglio difendere a tutti i costi, però sto pensando che come lui, intanto Nakano si ferma per pagare la sua ammonizione per la partenza anticipata, no, stavo pensando Reggiani al precedente di inizio stagione in cui Rossi fu in qualche modo vittima incolpevole di una situazione analoga. Sì, alla prima curva può succedere sempre di tutto, è chiaro che quella volta Valentino Rossi si arrabbia molto con Elias dicendo che bisognerebbe che certa gente stesse attenta alla prima curva perché non è la ultima e c'è tutta una gara da fare. È chiaro che quando alla prima curva tutto può succedere, i riferimenti della staccata è completamente diverso da quella della gara, quindi cercare di guadagnare qualche posizione proprio in quel punto è diciamo, intanto è andato largo Hopkins sul cordolo e ne ha approfittato Pedrosa, che adesso è praticamente incollato a Valentino Rossi. Ha girato più forte di tutti Pedrosa, 1.35.2 per lui, 1.35.8 davanti per Rossi, 35.7 più veloce di loro Melandri, nel giro nel quale ha sorpassato Capirossi. Volevo capire e aggiungere che comunque Elias per quel tamponamento che a Rossi costò la gara non fu sanzionato, quindi ecco, non ci sono comunque gli estremi per no, quelle cose non vengono di solito sanzionate, sono incidenti di gara, ecco, al prima curva tutto può succedere. Ecco, e una gara che sta offrendo veramente il volto del, come dire, della stagione 2003, quello del confronto tanto atteso da almeno un anno, e è possibile che si sia nell'imminenza di quel confronto tra Valentino Rossi e Daniel Pedrosa. Adesso i due sono vicini, per la prima volta della stagione sono vicini con uno primo e l'altro secondo. Il più veloce di tutti questo giro, Nicky Hayden, sesta posizione per lui, netto recupero, 1.35.7, poco più lento di lui con 1.35.9, Melandri che invece si sta avvicinando ai tre di testa. Speriamo che da dietro anche Melandri e Capirossi arrivino. Vedo in difficoltà invece Sete Gibernau, gira in 1.36.7, tempi piuttosto alti per lui, 1.36.0 il giro. Al passaggio precedente era stato il giro più veloce, che era stato per Daniel Pedrosa. Guardate come resta, come sempre, un pochino appeso fuori dalla sua moto piatta in compenso, e lui finisce con il suo fisico di, come dire, contrastare la forza centrifuga che porterebbe il tutto fuori dalla curva. Continua ad andare come una bestia Rossi, ma deve fare i conti con un Daniel Pedrosa che non gli si scrolla di dosso e un John Hopkins che sta tenendo altissimo l'onore della Suzuki. Dietro Melandri che recupera addirittura 6 decimi, come diceva Reggiani poco fa, al passaggio precedente sul pilota Suzuki Hopkins che gli sta davanti. Passa un altro giro, passano un'altra volta sul traguardo, abbiamo un nuovo riferimento cronometrico. Reggiani 35.2 per Rossi, ha cominciato a scaldare le gomme. Comunque adesso proverà a dare un attacco per staccare
Pedrosa e Hopkins, 1.35.2, è stato un secondo più veloce del giro precedente, quindi di colpo ha cambiato ritmo, 1.35.4 per Pedrosa, due decimi più lento, 35.5 per Hopkins, 35.3, molto veloce ancora Marco Melandri, che ha recuperato qualcosina su Hopkins, un secondo e uno adesso il suo distacco, 1.35.5 per Capirossi, che sta cercando di rimanere incollato alla scia di Melandri, non è facile quel compito, 1.35.8 invece per Nicky Hayden, che questa volta è andato più piano di chi lo precede. Bello, bello Rossi davanti con un decimo soltanto, anzi era un decimo. Ah, Hopkins scivolata, anteriore, è entrato un po' troppo pinzato, ha piegato tantissimo per riuscire a recuperare la corda, entrato veloce che e largo, peccato, e non ce l'ha fatta tenere sulla sua Suzuki. Sì, perché vedere tutte queste moto di marca diversa davanti, vedete come era più là, troppo largo rispetto alla corda, rispetto alla linea che si usa di solito. Era andato già a impostare fuori dalla riga bianca, mi sa che è arrivato velocissimo, tra l'altro velocissimo, quindi davanti Rossi, seconda posizione per Pedrosa, terza posizione per Marco Melandri, che sta cercando di recuperare, tallonato da Capirossi. Abbiamo tre italiani nelle prime cinque posizioni, poi Hayden, Stoner è settimo, ottavo il giapponese Tamada, nono il texano americano. Intanto ha raddrizzato la moto, l'ha rimessa in piedi la sua Suzuki John Hopkins, ma addio torna in box. Gara, sì, torna ai box, vediamo se Melandri riesce a ridurre lo svantaggio che ha dalla coppia di testa Rossi e Pedrosa, e soprattutto la curiosità di veder passare i giri per cercare di fare i conti con la resistenza di Pedrosa ad alto livello, con un Rossi scatenato come quello che stiamo vedendo in questo momento, che finora è l'esempio esatto di come una volta affrontati i problemi, una volta sbattutaci la faccia contro, una volta analizzato tutto quello che c'era da analizzare, ecco, di come si fa, come si è fatto in Giappone, con i dati provenienti dalle corse e dal reparto corse in Europa, a fare una moto con un telaio che, a scanso di salvo smentite dell'ultima ora, insomma, sta effettivamente funzionando, e un Rossi che sta facendo probabilmente della rabbia la sua benzinella ed è sì, davanti. Il problema è che questo Pedrosa a questi ritmi, guardate, 1.35.1 per entrambi, mentre dietro gira in 1.35.9 Melandri, ha perso 8 decimi il Ravennate. Questo spagnolino qui, che fino all'anno scorso era un'altra categoria, quindi non consideravamo più di tanto, mi fa pensare al discorso che hai fatto tu prima, Guido, forse questa gara non dirà tutto, però in questo momento, con queste condizioni, mi sembra che questa gara stia dicendo più di quello che ci aspettavamo. Questi due se le suoneranno di santa ragione per tutto il campionato. Cioè, i fenomeni veri sono questi qua in questo momento, sì. Stai dicendo. Sì, di solito un Rossi in queste condizioni, in forma così, con una Yamaha che funziona, di solito fa il vuoto. Pedrosa gli va dietro. Adesso lo dico con ironia, nel senso che hanno rallentato 1.35.5, che comunque resta un signor tempo, stando perlomeno a quello che abbiamo visto nelle prove. Rallenta anche Marco Melandri, 1.35.7, 35.8 per Capirossi, 36.2, sto cercando altri piloti veloci dietro, no, vedo un Gibernau sul 36.2, che forse è nel lotto dei migliori. Però un bel recupero l'ha fatto Edwards, che si trova adesso in ottava posizione, però anche lui il suo tempo è 1.36.0, gira più veloce di chi lo precede, Tamada, Stoner e Hayden, però ancora un po' indietro. Hopkins è fermo. Intanto sì, si riporta ai box. Con le pive nel sacco e un po' di carena grattugiata. Di nuovo questi due, Valentino Rossi davanti, una vittoria portata a casa in questa stagione per lui. Qui intanto le verifiche sulle geometrie dei semimanubri apparentemente della moto di Hopkins, che era andato a impostare largo largo, poi qui forse è entrato forte e forse frenato. Un po' pinzato a moto piegata, frenato a moto piegata, a quel punto la gomma anteriore soprattutto perde aderenza e ti deposita a terra come un bel sacchetto di patatine, ed è un peccato perché adesso sì. Molla mica Pedrosa, però ma neanche viene a pensare in questo momento che la sua Suzuki prenda a calci Hopkins, come lui aveva fatto quando l'aveva mollato quando invece era stato il contrario. 35.4, un decimo di avvantaggio di Rossi nel confronto con Pedrosa, che gira in 35.5, 35.6 per Melandri, 35.5, buon giro per Loris Capirossi. Ci chiede la linea Alberto Porta dai box. A te, Alberto.
Potrebbe essere anche una tattica quella di Valentino Rossi di forzare molto per indurre Pedrosa a stancarsi, perché ricordiamo che ci sono 5 staccate poderose in questo circuito, e magari per fargli consumare un po' di più le gomme, perché Pedrosa parte sempre con gomme più morbide rispetto agli avversari, e addirittura ricordiamo Valentino Rossi ne ha una dura al posteriore. Però potrebbe essere anche una tattica di Vale. È vero, due cose però aggiungo: per essere una tattica bisogna riuscire a metterla in pratica, e effettivamente ci sta riuscendo alla grande. Pedrosa, qui voglio sentire Reggiani, l'osservazione di Porta è quanto mai pertinente, parte sempre con una gomma più morbida perché è meno pesante degli altri e quindi consuma meno. Può permettersi, ecco. Potrebbe essere così, nella 250 lo era, sì, avevo uno capito che fosse finito. No, ecco, però uno che pesa 20 kg meno degli altri può effettivamente permettersi addirittura di scegliere una gomma molto più morbida di un altro che invece ha un peso normale, a parità di asfalto, di moto? Sì, quindi la domanda era l'avevo capita giusta, insomma. 20 kg sono tanti, 20 kg sono tanti, specialmente se pensiamo a queste moto pesano 145 kg, il pilota ne pesa una sessantina, di solito lui è 50, percentualmente è una... percentualmente sono tanti, ecco, quindi nella 250 lo faceva, partiva sempre con una gomma che altri piloti non riuscivano ad utilizzare per finire la gara, evidentemente oltre al suo stile di guida che magari risparmia un po' le gomme, ma non mi sembra di vedere una guida tanto pulita, anche lui spalanca il gas molto presto, è vero, non la fa derapare tanto, guida liscio, però credo che sia più proprio il peso che gli dà questo effettivo vantaggio. Melandri in terza posizione, gira in 1.35.7 contro l'1.35.4 di quelli davanti, di Rossi e di Pedrosa, poi Capirossi quarto, 1.35.9. Aiden è in compagnia di Stoner, sono in quinta e in sesta posizione. Poi c'è un altro terzetto con Tamada, Edwards e Gibernau che fa adesso il suo giro migliore in 1.35.9. Poi Elias, Vermeulen con l'altra Suzuki, Carlos Checa. Quindi Ellison, Hoffman e Nakano che è rientrato ma è in quindicesima posizione, è rientrato forse anche John Hopkins con la Suzuki Stortignacola dopo la caduta. Paolo Beltramo dai box, com'è la situazione meteo? Stanno preparando tutte le seconde moto, sono già accesi dei motori per scaldarle perché c'è minaccia pioggia, il cielo si è coperto di nuovo. E poi io volevo aggiungere una mia idea. Vai, è bello, Paolo, vedere Rossi e Pedrosa finalmente uno contro l'altro. Sono la generazione di fenomeni recente ed attuale, Valentino Rossi, campione del mondo da 5 anni consecutivi, contro il futuro, 20 anni Pedrosa, 27 Rossi e Pedrosa, campione del mondo da 3 anni consecutivi nelle categorie piccole. Secondo me un duello così è l'inizio di una storia meravigliosa che darà forse anche a Rossi gli stimoli per continuare qua invece che andarsene in Formula 1. Insomma, l'ha trovato un avversario tosto, secondo me. L'avevamo in qualche modo già detto, l'hai precisato con termini più adeguati, riportando i risultati di Daniel Pedrosa e di Valentino Rossi, davvero effettivamente un duello di altissima qualità, anche se non altro perché a Pedrosa gli avevamo fatto una testa così in due versi, prima dicendo è leggero, rimarrà attaccato come una bandiera al pennone sulla sua moto in rettilineo perché pesa veramente troppo poco per delle moto così potenti, avrà delle difficoltà a guidarla. Le altre rotture che gli avevamo dato erano inerenti proprio invece alle sue capacità. Sarà il vice Rossi l'antifenomeno? Beh, insomma, è ancora un po' tutto da verificare. Certo che in questa gara le premesse ci sono, anche se mi sembra che in questo momento Rossi stia prendendo un discreto margine. Al passaggio precedente aveva quasi 3 decimi di vantaggio su Daniel Pedrosa, il quale ci sta che arranchi davanti ad un Valentino Rossi così imbelvito sulla moto quest'oggi. Hanno rallentato un po' Rossi, qualche decimo, 1.35.6 per lui, ma Pedrosa ancora di più, 1.35.9, lo stesso tempo che hanno fatto a fotocopia sia Melandri che Capirossi, terza e quarta posizione. Pedrosa ha evidentemente pensato che per questa gara forse è un po' dura seguire Valentino Rossi. Infatti c'è un secondo e uno adesso tra Rossi e Pedrosa, quindi il vantaggio a favore di Rossi è aumentato. 1.35.9 per Melandri, non sono affatto cattivi tempi quelli di Melandri, però
per tenere il passo di questi due qua davanti. Forse ci vuole un'altra, ci vorrebbe un, come dire, un altro passo per tenere il passo, ci vorrebbe un altro passo. E Capirossi invece che resta più o meno lì con Melandri, 1.35.9 anche lui, più o meno al millesimo girano Melandri e Capirossi, potrebbero dar vita loro ad un buon duello per un'eventuale terza posizione sul podio. Siamo poco oltre la metà gara con Rossi in prima posizione, qui in quadratura stretta nel suo box, dove schierati sulle seggioline ci sono il suo telemetrista Deo Flamigni, il suo amico Alessio Salucci detto Uccio, e il responsabile racing della AGV che gli cura l'aspetto casco, Maurizio Vitali, ex pilota motomondiale di qualità. 1.7 Pedrosa. Gli ha dato su Pedrosa, continua con 1.35.4 Valentino Rossi, invece si porta sopra 1.36 Pedrosa, 1.36.066. Più o meno anche i piloti che seguono, Melandri e Capirossi fanno lo stesso tempo, Hayden uguale, Stoner è nella scia di Nicky Hayden, è attaccato ai suoi tubi di scarico, 3 decimi fra i due, Edwards in settima posizione, a 2.08 di distanza. A dispetto di quello che era successo fino a qui, in questo momento abbiamo un Rossi che dal primo metro sta veramente facendo il Rossi in tutto e per tutto. Qualcuno dirà fortunato con il nuovo telaio. Beh, il nuovo telaio bisogna anche capire come farlo e farlo. Andiamo da Paolo Beltrano invece, che sulla situazione Ducati, che vede un Capirossi in quarta posizione che sta tenendo bene il passo di Melandri e anche meglio adesso, ma un Gibernau in nona posizione, c'è Livio Suppo lì al muretto. Per capire, Livio, questa differenza di prestazioni oggi in gara fra Gibernau e Capirossi. Beh, senti, è uscito fuori al primo giro, poveraccio. Sì, ma i tempi sul giro che stavano facendo, insomma, non è ancora una scelta di gomme completamente diversa. Le gomme sono uguali, Loris adesso sta girando molto bene, Loris ha la carota del podio davanti ed è in una forma strepitosa. Sente, comunque negli ultimi giri sta girando più o meno quel passo. Adesso ho ripreso il passo di Capirossi. Dopo che fai un'uscita così, perdi comunque anche concentrazione. Sono gli altri piloti da superare, insomma, bisogna capire. Certo, grazie. Era in qualche modo un po' come risentito giustamente dalla parte del pilota Livio Suppo, che rilevava l'uscita di Gibernau al primo giro come giustificazione più che legittima di questo nono posto in classifica che lo spagnolo ha in questo momento, a onor del vero, in effetti, tranne adesso il giro in cui ha rallentato moltissimo, chiudendo una tornata in 37.072. Mi ero ripromesso che tornata non l'avrei mai detto nella mia vita, invece purtroppo è uscita. Lo so, purtroppo capita. Tornata 37.0, la sua bella tornata, e siamo a 2 contro i 36.2 di Loris Capirossi, che ha fatto un secondo meglio. Però è anche vero che al passaggio precedente Gibernau aveva girato in 35.9, quindi è un passo che gli avrebbe, se fosse stato nelle prime posizioni, gli avrebbe consentito di rimanere tranquillamente lì in compagnia di Melandri, del suo compagno Capirossi, mentre qua c'è Nicky Hayden che ha il suo bel da fare per tenere testa a un Casey Stoner in settima posizione che è abbastanza scatenato, e Hayden ovviamente al di là di tutto non ha nessuna intenzione di farlo passare, perché perderebbe quel po' di punti che in questo momento gli rendono difficoltoso il rimanere agganciato alla testa della classifica. Abbiamo avuto per un istante un flash della telecamera su Lucio Cecchinello, patron del team in cui corre Casey Stoner, un team che gode in buona parte del sostegno della HRC, della Honda, della casa madre, che investe molto su Casey Stoner, diventato già, come Pedrosa, più difficile da togliere da lì, una pedina interessante per il mercato, al punto da darlo già in previsione di un trasloco verso la Yamaha, che credo che però in questo momento di recriminazioni sul proprio assetto dei piloti non ne possa fare. Direi che ha un Rossi tutto in gran polvere, dinamitardo in questo momento, e un Edwards che sta difendendo bene la posizione, la settima posizione, dopo aver subito un inconveniente alla prima staccata. Attenzione intanto qua Stoner, che comincia
a forzare su Nicky Hayden. C'è Stoner che comincia a forzare su Nicky Hayden. Reggiani. Sì, volevo far notare comunque come l'ultimo giro, un secondo secco, si è guadagnato Valentino Rossi, sono diventati più di tre adesso il distacco fra Rossi e Pedrosa, che gliel'ha completamente data su. Pedrosa ha perso 7 decimi anche su Melandri e Capirossi, che presumibilmente presto lo andranno a prendere. Mancano ancora 10 giri, ci sono 3 secondi fra Pedrosa e Melandri. Per quanto abbia rallentato, Rossi ha comunque nella tornata precedente inanellato un bel 35,7 e mantiene la prima piazza. Stop and go per noi e poi verso il traguardo. 8 giri alla fine con Stoner che ha scavalcato Nicky Hayden, nuovo passaggio sul traguardo. Rossi, martello pneumatico, intanto Pedrosa, mamma mia, si piglia dei rischi. Allora 1,35,8, non ancora, forse ha fatto un giro sopra il 36, Rossi là davanti, dietro Pedrosa 36,4, poi chi è fermo là? Rossi è fermo, attenzione, Rossi fermo, Pedrosa in testa, questo mannaggia, disastro, Rossi fermo. Caspiterina, certo che per essere stato sempre considerato anche da me Valentino Rossi uno dei piloti più fortunati del motomondiale, oltre che sicuramente al più veloce, quest'anno su 5 gare ha avuto 3 sfortune, sì, pazzesche, sì, spaventoso, perché una volta il contatto con Elias, altra volta con la gomma anteriore, adesso gli si è rotto qualcosa, il motore o qualcosa del genere. Certo che è più del 50%, è pazzesco, i mondiali di adesso si vincono con la costanza e adesso il mondiale si allontana davvero. Di errori veri suoi quest'anno ne aveva fatto uno, un lungo, per il resto hai ragione, tamponato la gomma, questa rottura e una vittoria, mamma mia, che disastro. Vabbè, qua bisogna rimboccarsi le maniche come hanno sempre fatto. E avanti. C'è la rimonta di Melandri, seguiamo la rimonta di Melandri, ha guadagnato un secondo in un giro solo. Dai. Il giro precedente su Pedrosa, adesso c'è solo 1,7 secondi di distacco fra i due. Questo è Alessio Salucci, detto Uccio, l'amico del cuore di Valentino Rossi. Ci credevano tanto, stava girando tutto veramente nel verso giusto e adesso è il cielo sopra Parigi che crolla veramente con tutto il suo peso su uno sforzo incredibile fatto per tornare ad essere competitivo. E qui c'è una colpa tecnica probabilmente, anzi direi sicuramente un problema tecnico che invece fa piombare tutto di sotto un'altra volta. Pedrosa di nuovo davanti, attenzione adesso a Melandri dietro, ha preso un po' di margine su Capirossi. A questo punto i piloti sale vicino Melandri, vicino a Pedrosa, attenzione, 6 giri alla conclusione, potrebbe sfruttare il lavoro di sfiancamento fatto da Rossi su Pedrosa Melandri, perché Melandri ha cominciato a rallentare un po' prima. Pedrosa per stare con Rossi sicuramente ha dato molto, guardate come si avvicina Melandri e poi dietro Capirossi, 6 giri alla conclusione, 1,02 secondi soltanto il vantaggio di Pedrosa su Marco Melandri, meno 1,00 secondi, riduce a un secondo, i tempi sono 1,36,0 per Pedrosa, 1,35,4 per Melandri, addirittura 8 decimi per Melandri, il vantaggio di Melandri, mentre Stoner fa il suo giro più veloce, 1,35,637, Melandri come un falco si sta buttando su Daniel Pedrosa, si è stufato di sentirsi dire che è Pedrosa quello che deve avere tutte le attenzioni e gli piomba addosso, caccia fuori il piede Pedrosa, ma è un tic nervoso e ha ragione povero Pedrosa ad essere nervoso. Esce in derapata Pedrosa, molto più sul binario Marco Melandri, 5 decimi, ha guadagnato mezzo secondo, mamma in mezzo mia giro, come gli arriva addosso, è arrivato un po' lungo, non è riuscito a prendere benissimo la corda della prima di quelle due curve una dietro l'altra, quindi lì forse ha perso qualcosina, però oramai è nella scia dello spagnolo, ha la gomma un po' più dura. Che staccata Melandri, ha guadagnato almeno 10 metri in questa frenata, fantastico Pedrosa, oramai è preso, raddrizza la spettacolarità della corsa che gli italiani un po' avevano perso con la fermata improvvisa di Valentino Rossi. Capirossi in terza posizione, Melandri in seconda,
ma ormai è attaccato con la colla. Non lo ferma nessuno. Non lo ferma nessuno. Non ne avevamo parlato nella poesia sul futuro che avevamo fatto parlando di Rossi e di Pedrosa. Non avevamo tenuto in buon conto Marco Melandri, che in questo momento invece gira in tempo pari a quello di Daniel Pedrosa, e va ad infilarlo alla staccata, alla prima S. Melandri davanti e Pedrosa dietro. E pensa te, se c'era anche Rossi, a che cosa assistevamo quest'oggi. Mamma mia, quattro giri alla fine, Marco Melandri davanti, Pedrosa dietro, e se la rimonta è andata in questa maniera può anche andar via. A questo punto mettiamo anche nel conto Loris Capirossi, intanto nel conto del podio e poi eventualmente anche nella rimonta, perché Capirossi poco fa ha girato se ne va. 4 decimi di vantaggio rispetto a Pedrosa, che è secondo nella morsa tra i due italiani. Melandri allunga e va via, e Paolo Beltramo è al suo muretto con Fausto Gresini. A te, Paolone. È un Fausto Gresini tesissimo, però felice. Ma guarda, felice ancora no, perché è lunga, sono 5 giri terribili, quindi vediamo adesso. Siamo contenti. Sono 5 giri terribili, però c'è un secondo al giro di differenza fra i due di ritmo, quindi direi che le cose dovrebbero, incrociamo le dita, dovrebbero andare bene. Monitoriamo anche il distacco di Capirossi, 2 secondi e 6 da Melandri, 2 secondi da Pedrosa. Aspettiamo 35,7 per Melandri, 36,8, 1 secondo e 1 per Pedrosa, 1 secondo e 1 di distacco, 35,9 per Capirossi, andrà a prendere anche lui. Mezzo secondo ha recuperato Capirossi, attenzione, allora Pedrosa è stanco, i due italiani stanno tirando fuori dal cilindro. La moto di Pedrosa scivolare un po' troppo sul posteriore, probabilmente la gomma morbida che ha scelto non gli ha permesso di arrivare fino in fondo con un buon ritmo, come invece era riuscito a fare la gara precedente in Cina. Dai, Dorna ci mostra, va bene, Valentino Rossi che sale derelitto sul suo motorhome, e poi una bella dissolvenza giallo-rossa, va bene, c'è la Ducati di Capirossi che sta cercando di rimontare su Pedrosa, e Capirossi, quando vede davanti a sé l'obiettivo, non capisce più niente, nel senso che gli esplode la bolla del coraggio, e avanti, e Melandri, 3 giri alla fine, poco più di 3 giri, in testa davanti a Daniel Pedrosa, Marco Melandri su Pedrosa, e Capirossi con la Ducati in terza posizione, quarto Stoner e quinto Hayden, c'è la moto clienti di Marco Melandri, che non sarà poi tanto diversa dalla ufficiale, ma come è venuto su, come se gli avessero aperto, come dire, non lo so, hanno aperto le gabbie alla partenza dei cavalli nel galoppo, e il puro sangue non ci stava più dentro, ha dovuto sgabbare per forza. Ha avuto un po' di problemi all'inizio, serbatoio pieno, Melandri nonostante un'ottima partenza era scivolato fino alla quinta, sesta posizione, poi piano piano con lo svuotarsi del serbatoio, come spesso gli succede, l'ha riuscito a guidare molto meglio la sua moto, vedete come gli scossa, ma lui tiene il gas spalancato lo stesso. Ci sono 1 secondo e 4 adesso di distanza fra Melandri e Pedrosa, e invece il ritardo di Capirossi su Pedrosa si è ridotto a 1 secondo e 3, mancano ancora 3 giri, praticamente Capirossi ha guadagnato 6 decimi su Pedrosa all'ultimo giro, 6 per 3, 18, in 3 giri potrebbe averlo preso e passato. Anche Melandri non stampa più un giro sotto il 36 e così sopra il 36, e così Capirossi 1:35 e 9, esattamente come Melandri, mentre 1:36 e 5 sta rischiando di brutto Pedrosa, l'attacco anche di Loris Capirossi. Mannaggia, che peccato aver perso Rossi in quella maniera lì, che peccato, poteva venire fuori una gara da paura, lo è comunque. Attenzione allora Capirossi, che qua ritarderà certamente le staccate, sta facendo il possibile per recuperare centimetri, però mancano poco più di 2 giri soltanto alla fine. Qua veramente deve spegnere tutto Loris. 8 decimi adesso però Capirossi, 8 decimi soli, poi è chiaro bisogna sorpassarlo un osso duro come Pedrosa, però sembra in difficoltà, non dovrebbe essere troppo difficile. Sempre più vicino, è sempre più vicino Capirossi ormai su Pedrosa,
Capirossi ormai su Pedrosa all'ultima curva, quella che fa iniziare il penultimo giro. Ancora 10 chilometri per Melandri e per Capirossi, per un sogno, e avanti. Haydn intanto fa il suo miglior tempo in quinta posizione alle spalle di Casey Stoner, ma la qualità, la differenza sostanziale è qui davanti. Questo è il motociclismo della MotoGP di quest'oggi, con Melandri che si sta pigliando una serie di rivincite spaventosa. Ricordiamo che ha vinto in Turchia, ma poi era sparito in Cina, mentre c'è un rallentamento di Hopkins che ha piegato la moto ad inizio corsa. Vediamo Capirossi, monitor su Capirossi, concentrati sul recupero di Capirossi. Melandri, è un rito questa curva, è quella che ci consente di capire meglio il distacco. Pedrosa sputa sangue per stare lì, ma è sfiancato forse lui. Curva è rettilineo, ultimo giro, inizia l'ultimo giro per Melandri, Pedrosa e Capirossi, che è addosso a Pedrosa. Melandri davanti, solitario, e dietro Capirossi su Pedrosa. Rettilineo, piega verso destra e poi la staccata per questa S secca. Piano, attenzione con cautela e delicatezza, parole che Capirossi non contempla nel suo vocabolario. La grandeur francese di Melandri qua davanti, e poi Pedrosa, Capirossi, 2-3 metri, largo, c'è una Capirossi, moto scarsa, largo, Capirossi, fa però niente, riesce a chiudere in uscita, niente, spalanca, ha chiuso, presto. È un bolide in uscita, Capirossi, avanti, addosso, povero Pedrosa, lo diciamo senza cattiveria, ma è troppo esaltante questo duello. Ecco, all'esterno ci prova Capirossi, adesso fila, la salata, è a suo vantaggio, è questo il momento. Vai, dentro, Capi, largo Pedrosa, dentro, largo, fuori. Dentro era il punto in cui giudicavamo la distanza, è il punto in cui Capirossi ha battezzato Pedrosa e ha messo il suo piede sul secondo gradino del podio alle spalle di Marco Melandri. Melandri e Capirossi, Rossi spettatore o forse no, Melandri davanti, Capirossi dietro, Pedrosa non molla, gli resta vicino, Melandri viaggia verso la vittoria, è stato straordinario, e Capirossi con la Ducati dietro, la Honda e la Ducati, Melandri e Capirossi, un vecchio, un bambino, si ma prese Capi, per mano, molto stretto, manco per Capirossi, niente, fine gara, riesce. Attenzione, Melandri, Melandri c'è davanti a Capirossi, wow. E poi Pedrosa, ragazzi straordinari, Melandri, India, Melandri c'è, strepitosi i piloti italiani, strepitosi, 10 anni di vita in meno, ma ne valeva la pena, fantastico, l'infilata di Capirossi. Con rischio, fuori tutti e due, tutti e due, tutti e due, non c'è niente. Quindi di era arrivato un po' lungo Capirossi in quella staccata, un po' lungo, e Pedrosa è praticamente stato quasi costretto ad andare fuori perché era all'esterno. Forse nessuno dei due voleva frenare, hanno rischiato tutti e due, sono andati un po' lunghi, hanno frenato qualche metro più tardi entrambi. Seconda vittoria di Marco Melandri in quella che sembrava essere nata come la giornata di Valentino Rossi. Si modifica, si trasforma la classifica. Haydn, che ha tagliato il traguardo in quinta posizione, resta leader della classifica a quota punti 83, a solo 4 punti di vantaggio su Marco Melandri, che è secondo adesso, e ne ha 6 su Daniel Pedrosa, che è terzo, quarto Capirossi, quinto Stoner nella classifica mondiale a quota 65 punti da Haydn. La situazione critica per Rossi, che ha 40 punti e quindi ne ha 43 di ritardo da Haydn, anche se quest'oggi la Yamaha ha avuto un problema di affidabilità laddove, cioè nella parte ciclistica e telaistica, si erano presentati i problemi, ha dato prova di essere invece tornata a posto. Chi è? Casa di Alice? Ci andiamo? No, è l'ora del motociclista. Chiedo scusa e ringrazio. L'ora del motociclista. Eccoci qua, allora. La quiete dopo la tempesta, questa qua. Una tempesta, veramente una gara storica. Ci hanno depositato una gara storica
nelle mani i piloti, con l'esclusione di questo Rossi. Guardate la devastazione morale e psicologica di un Valentino che, quando sembrava aver riagguantato quella bacchetta magica che gli aveva fatto fare l'Harry Potter in mille occasioni, purtroppo gli è sfuggita di mano, e in questo caso direi non per colpa sua. Poi inaspettatamente, puff, è venuto fuori con una furia inaudita, come aveva fatto Rossi prima, Melandri che Reggiani poco fa ci spiegava aveva difficoltà, evidentemente un po' a serbatoio pieno, per quanto non girasse male aveva azzeccato una buonissima partenza e nel finale ha messo in piedi veramente una gara leggendaria. A lui a fianco e con gusto, no, Reggio, un Capirossi che, quando ha visto Melandri davanti e Pedrosa che un pochino calava, ha cacciato giù il testone, ha detto: mamma mia, mi dispiace, me ne sto fregando della prudenza e tutto quello che di solito si dice. E hanno rischiato di brutto, ha cominciato a piovere di rotto proprio adesso, appena hanno finito, a metà forse, del loro giro di d'onore. Che colpo, che bel colpo. Due vittorie in stagione per Melandri, che abbiamo chiamato l'ondivago, perché in effetti ha tirato anche dei colpi a vuoto. E abbiamo il fantastico, geniale Loris Capirossi con Paolone Beltrà. Bravo Loris, ci sei quel finale lì, chissà che gusto andare a prenderlo il passato. Mi sono difeso bene. Oggi un podio non me lo cava nessuno, ho fatto secondo, però era un terzo buono. Abbiamo fatto una grande gara, siete stati veramente bravi, sono contento. Se queste sono le gare difficili, ben vengono quelle facili. Senti, ma ti sei divertito da morire, è stata una gara fantastica questa qui, è anche una rivoluzione, perché insomma Rossi fermo è una cosa importante. Abbiamo lottato, Valentino era più veloce di noi, però io ho fatto quello che potevo fare, dato il 100% dal primo all'ultimo. E un bel podio non ce lo cava nessuno, sono troppo contento. Grazie a tutta la squadra e al team che ha lavorato bene. Ed è il bello dello sport, delle moto, queste cose che non si può mai prevedere come va a finire, no? Poi siamo stati fortunati. Dopo adesso piovere adesso. È stata piovere. Gara fortunata oggi, grazie. Bravo Loris, complimenti. Sei stato bravissimo. Felice. Eccolo qua con Livio Sup. Dai Livio. Bellissima gara, felice. Loris è veramente un grandissimo, ha fatto una gara esagerata. Sapevamo ieri che con l'asciutto potevamo essere non messi male, però non da far così. Loris veramente sta facendo la differenza. È in un periodo di forma incredibile, mi dispiace Crosetti che è stato un'altra volta sfortunato, però arriveranno i buoni giorni buoni anche per lui. Ed è una cosa importante quella, l'atteggiamento di Loris, non mollare mai, è una lezione proprio di vita, di filosofia secondo me, e lui è uno che non molla mai davvero. Adesso aspettiamo che arrivi Marco Melandri, che sta ancora festeggiando. Paolo, d'altronde sì. Volevo riassumere un attimo la situazione della classifica. Allora, vittoria che va a Marco Melandri davanti a Loris Capirossi, terzo Daniel Pedrosa, quarto Casey Stoner, quinto Nicky Hayden, ma c'è Melandri con Paolone, leggendario. Eccolo qui. Volevo vedere se c'era qualche un po' di commozione sotto quegli occhiali. Hai fatto una gara fantastica, devi essere felice come un bambino, davvero. Dopo i primi giri ero avvilito perché ho scelto una gomma dura, più dura di tutti gli altri. Non ci credevo troppo, però la mia squadra mi ha detto: vedrai, credici che è la gomma giusta. Infatti dopo un po' si è svuotato il serbatoio, un po' avevo messo una molla più dura davanti, non l'ho mai usata, quindi i primi giri ho sbagliato un po'. Quando ho iniziato a prendere il ritmo andavo forte davvero. Dopo sicuramente ho avuto un po' di fortuna che Valentino ha rotto, perché oggi è tornato quello di sempre, però andavo forte, quindi ho preso danni, l'ho passato. Anche Valentino so che aveva una gomma morbida, quindi magari avrebbe ceduto anche lui, questo non lo so, però comunque devo dire, prenditi quello che è arrivato, sei secondo nel mondiale, no? Tutta la sfiga che ho avuto nella mia vita, datemi un po' di culo una volta. L'hai detto in termini, diciamo, che è difficile così non capire, sei stato chiaro, no? Diciamo che inizio a credere che la ruota gira e va a pari per tutti. No, volevo fare un saluto che vi ho promesso a una cara ragazza che è scomparsa, che era un'amica di infanzia del mio meccanico, e si chiama Cristina, quindi un saluto e grazie veramente a tutti, e grazie a tutta la mia squadra, alla Honda, alla Michelin. Grazie a te per quello che ci hai fatto vedere. Grazie Marco, aspettiamo Dani Pedrosa. Aspettiamo Daniel Pedrosa nell'attesa. Io sto pensando al Mugello, che cosa sarà il Mugello il 4 di giugno, deve essere qualcosa di straordinario con questi piloti.
Ho anche da dire qualcosa sul Mugello, lo faccio dopo aver sentito Daniel Pedrosa con Paolone. Ed eccolo qui, complimenti Dani, ma hai fatto credere che fosse la prima di un lungo duello fra te e Valentino, poi invece? No, dall'inizio quando Valentino ha cominciato a andare forte io sapevo che lo tendrei difficile per la fine, no? Perché la gomma cominciava a scivolare troppo presto alla gara. Alla fine quando lui è andato via solo stava pensando da finire secondo, ma dopo ho avuto fortuna perché lui ha avuto un problema e questo mi ha fatto rimanere sul podio, no? Perché alla fine con Melandri e Loris è stato per me impossibile perché la gomma era totalmente finita e non aveva voglia di cadere un'altra volta. Vabbè, penso che non ce l'abbia mai nessuno. Comunque, complimenti, sei ancora sul podio, hai vinto la gara scorsa, la pole, ci sei. Sì, sono contento perché abbiamo avuto la gara in asciutto e ho finito sul podio, sono fantastico. Bravo Dani, ciao. Grazie. Ragazzi, non perdetevi il Mugello, tra l'altro prevendite protratte fino al 28 maggio con Ticket One, da quest'anno sicurezza se volete andare in moto e parcheggiarla lì, hanno aumentato di molto i controlli, due nuove strade di accesso per mettere una pezza a quello che era il grande problema della viabilità e 30.000 parcheggi in totale con un grande aumento di possibilità di parcheggiare la vostra macchina. Con queste premesse un Rossi che arriverà, immaginiamo e ci auguriamo, ancora più straordinario di quest'oggi, con questo Melandri e quello Capirossi, veramente soltanto al Mugello riesco a pensare in questo momento, oltre a Fuori Giri che arriverà tra poco con il podio dopo questo stop and go.